Avanzata l'ipotesi della candidatura a sindaco di Brindisi di Giovanni Carbonella, il PD potrebbe portare sul tavolo degli alleati tre nomi nuovi, così come richiesto dalla coalizione allargata. Si tratterebbe dell'imprenditore Nando Marino, dell'avvocato Rosario Armiento e del presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Carmelo Grassi. Ma cosa pensano i tre professionisti su una loro possibile candidatura a sindaco? Carmelo Grassi prende le distanze dalle polemiche, tanto da non intervenire mai pubblicamente sulla questione. Ribadisce però la sua disponibilità al servizio della città e quindi ad una candidatura, solo se il suo nome possa fare da collante tra la coalizione. Ma non sono a caccia di poltrone, afferma Grassi. Lusingato si dice Nando Marino, perché importanti forze politiche hanno fatto il suo nome, ma per il momento ritiene di essere troppo impegnato con il suo lavoro. Sono lusingato, dice Marino, che forze politiche abbiano pensato al mio nome in un momento così importante per la vita cittadina, ma la mia attività professionale si svolge su tre province. In questo momento non posso dare la mia disponibilità. L'imprenditore comunque non chiude totalmente la porta, anche perché il suo nome, vicino a Ferrarese, annunciato dal PD, non dispiace ad API e forse neanche a SEL. Intanto nel PDL si consuma la lotta interna. Dopo la lettera di Ciullo, anche Italo Guadalupi manda una missiva ai vertici. Il consigliere provinciale è tra coloro che ha dato la disponibilità a candidarsi. Guadalupi contesta la decisione di candidare Dattis e rivendica le primarie, e contesta anche l'uscita in avanti di Saccomanno su Dattis, avendo così delegittimato il comitato dei saggi, dice Guadalupi, e la segreteria provinciale cittadina. Insomma, prima si è trovato il candidato e poi gli si è stato attribuito un programma. Io a tutto questo non ci sto. Guadalupi, così come aveva fatto Ciullo, chiede discontinuità su alcune politiche intraprese da Mennitti, quello che loro chiamano ambientalismo ideologico, con un cambio di rotta sul rigassificatore, i servizi sociali e le aziende elettriche. Insomma, o si cambia registro o loro non ci stanno.